Alluvione costituita una commissione di inchiesta con voto unanime, eletti presidente l'attuale vicepresidente della commissione bilancio, vicepresidente l'attuale presidente della commissione sviluppo economico, vicepresidente segretario l'attuale vicepresidente della commissione aree interne. Difensore civico, il consiglio regionale approva la risoluzione sull'attività del 2023 a maggioranza. Distretto Conciario, costituire un tavolo regionale sulle politiche di salvaguardia del settore, lo chiede la risoluzione della Commissione Sviluppo Economico, approvata in aula con 27 voti a favore e 2 voti contrari. Con voto unanime e palese è stata istituita la commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali in Toscana di ottobre-novembre scorsi. Ne fanno parte tutti i gruppi politici, ad eccezione di Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto, Merito e Lealtà, che non hanno voluto farne parte. Eletti presidente l'attuale vicepresidente della Commissione Bilancio, vicepresidente l'attuale presidente della Commissione Sviluppo Economico, mentre vicepresidente e segretario l'attuale vicepresidente della Commissione Aree Interne. Ne fanno parte inoltre il consigliere del gruppo di opposizione, composto da un solo rappresentante, e il consigliere del secondo gruppo di maggioranza, componente della commissione bilancio. Sentiamo le interviste ai consiglieri regionali. Allora, inizieremo già la prossima settimana a stabilire un calendario. Sicuramente una delle priorità è capire, anche alla luce delle polemiche di questi giorni, il lavoro della struttura commissariale, anche nella fase della ricostruzione. Questo credo che sia prioritario. Naturalmente, come ho detto prima, a questo si accompagna anche un'indagine approfondita sullo stato dell'arte del territorio, su come, diciamo, si è potuti arrivare, se ci sono delle cause, naturalmente, al di là di quelle che sono poi gli eventi meteorologici particolarmente, diciamo, forti che si sono abbattuti su questa regione. Però, ecco, per noi partire dalla struttura commissariale e dal lavoro che è stato fatto anche sulle risorse. Ci sono ancora tanti cittadini che oggi aspettano di avere delle risposte. È chiaro che la parte dei ristori economici assume un ruolo centrale, ma anche qui dobbiamo anche capire dove si riesce ad arrivare, chi è stato effettivamente ristorato, perché è chiaro che è un'attività che ha subito danni ingenti, non solo materiali, ma anche di un fermo nella produzione. Sono danni che sono anche inquantificabili. Quindi occorre, secondo me, fare un focus su questi aspetti. Quindi c'è una parte ambientale e una parte che invece riguarda più la parte organizzativa e di protezione civile e di lavoro della struttura commissariale. Ma il Partito Democratico storicamente si è sempre reso assolutamente disponibile all'apertura, ma soprattutto al buon funzionamento delle commissioni d'inchiesta. Io personalmente nella precedente legislatura ho fatto parte, ho portato avanti il lavoro da vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle discariche poste sotto sequestro. Il Partito Democratico ha sicuramente questa opportunità di portare un contributo ai lavori di una commissione che ovviamente non abbiamo dubbi si svolgeranno in maniera ordinata, approfondita e corretta, e dunque sarà quella l'occasione anche per mettere in evidenza molti degli aspetti che hanno caratterizzato questo tema così rilevante, così importante e anche così doloroso per molti territori e per tante persone. L'auspicio ovviamente, ma non ci sono elementi che ci fanno pensare allo Stato che avvenga qualcosa di diverso e che non ci siano strumentalizzazioni o usi scorretti di questa commissione. Ecco, il Partito Democratico in tal caso ovviamente saprà anche reagire a questo tipo di storture che però, lo ripeto, al momento non sono all'ordine del giorno. Credo che la commissione, fortemente voluta da tutto il centrodestra, sia uno strumento utile a attenzionare una vicenda sulla quale abbiamo avuto a più riprese un dibattito anche in Consiglio regionale negli ultimi mesi del 2023, ma anche all'inizio del 2024, particolarmente acceso, perché ci sono ovviamente anche visioni differenti. Lo stesso è successo a livello parlamentare, quindi credo che sia uno strumento utile a fare ulteriore chiarezza. Chiarezza che chiaramente sarà concentrata in particolar modo sull'area fiorentina, che è stata sicuramente quella più colpita, o comunque del centro della Toscana, ma che ho a cuore di sottolineare anche in Versilia e sulla costa. I danni si sono sentiti e le richieste sono tante, tant'è vero che
l'istituzione della commissione è allargata alle vicende non solo del 2 di novembre, ma anche quelle dal 29 ottobre al primo di novembre, che fui io stesso a segnalare, in particolar modo proprio sulla costa a Torre del Lago, ma poi anche a Pisa e a Massa. Come un ufficio di presidenza corretto, presidente dell'opposizione, vicepresidente della maggioranza, vicepresidente segretario dell'opposizione. Una commissione importante, una commissione alla quale mi pregio di appartenere, perché serve a fare chiarezza su quanto è accaduto e soprattutto su quanto è stato fatto, in modo da mettere in evidenza che l'operato della Regione e del Governatore sono stati ineccepibili. Io credo che alla fine del percorso tutto questo emergerà. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione sull'attività del difensore civico regionale per l'anno 2023. La risoluzione, nell'esprimere apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti dal difensore civico, impegna a sostenere l'attività anche attraverso la partecipazione al coordinamento nazionale dei difensori civici delle regioni e delle province autonome italiane, a promuovere la diffusione della conoscenza della difesa civica e dei servizi resi gratuitamente ai cittadini, a sostenere l'attività di tutela in ambito sanitario, favorendo il percorso di collaborazione e confronto tra gli interlocutori istituzionali territoriali del settore e la valorizzazione delle commissioni miste conciliative quali organismi di tutela di secondo livello, a rafforzare ed ampliare l'attività di conciliazione già attivata per il servizio idrico, a sostenere l'implementazione degli accordi di collaborazione con le province toscane, anche attraverso l'apertura di nuovi sportelli di difesa civica sul territorio regionale. Sentiamo a tal proposito il commento da parte dei consiglieri regionali. Il difensore civico è una figura estremamente importante. Mi sono astenuto per la semplice motivazione che può fare di più, nel senso che bisogna anche noi dargli gli strumenti per poter fare di più, ma la genericità che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato in questa relazione, non mi permette di poterlo aiutare. Cioè, lui fa riferimento a oltre 200 casi che si sono rivolti a lui per la sanità, che poi è la materia di cui io mi occupo principalmente, ma questo da una parte mette in evidenza le criticità che noi come opposizione abbiamo sempre riscontrato a questa sanità toscana, dall'altra però non parla di territori, di quali territori hanno avuto le criticità maggiori, in quale caso si sono verificate le criticità, per che cosa, sì, le liste d'attesa, ma è troppo generico parlare in questo modo, perché se avesse al limite anche contattato, proprio in uno scambio reciproco di informazioni e di collaborazione, il consigliere regionale che viene eletto su quel territorio, avremmo potuto lavorare di sponda per poter risolvere queste cose. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che esprime un parere favorevole rispetto all'attività del difensore civico regionale nel corso del 2023. In particolare ci si è soffermati sull'intensa attività di analisi delle istanze presentate dai cittadini toscani, oltre 1600 nel corso del 2023, che hanno comportato importanti approfondimenti sia di carattere normativo che giurisprudenziale da parte della dottoressa Annibali e dei funzionari del difensore civico regionale. Importante è anche l'attività svolta per far conoscere a tutti i cittadini toscani l'istituto della difesa civica, non soltanto attraverso il rinnovo delle convenzioni con le province per gli sportelli territoriali del difensore civico, ma anche con l'avvio delle procedure per l'apertura di nuovi sportelli. In particolar modo si è consentito, proprio per agevolare la diffusione dell'attività del difensore civico nel territorio toscano, l'automatico e tacito rinnovo delle convenzioni che sono in essere.
Inoltre è proseguita in maniera importante l'attività di conciliazione sia in seno all'autorità idrica toscana, sia per quanto riguarda il contributo apportato dal difensore civico regionale alle commissioni miste conciliative istituite presso le ASL per quanto riguarda le controversie in ambito sanitario. Peraltro il 2023 è stato un anno importante di rilancio della difesa civica anche a livello di immagine. È stato infatti completamente rinnovato il sito del difensore civico regionale, è stato creato un nuovo slogan e anche un nuovo logo. Il tutto allo scopo di rendere maggiormente identificabile e fruibile dai cittadini toscani il compito, la funzione che il difensore civico esercita sul territorio regionale a tutela delle esigenze e delle necessità dei cittadini. Abbiamo potuto leggere la relazione del difensore civico anche quest'anno e l'abbiamo trovata rispetto agli scorsi anni nella citazione degli esempi un po' più generica e meno puntuale. Riteniamo la difesa civica una conquista fondamentale perché permette, ecco, di risolvere in via stragiudiziale diverse questioni che sono veramente importanti, di, ecco, ridurre i contenziosi amministrativi e giudiziali e quindi far risparmiare denaro prezioso alla pubblica amministrazione. Certamente uno strumento che va fatto conoscere di più. Come consiglieri regionali dobbiamo dare il nostro contributo a riguardo. Invece constatiamo che per quanto riguarda gli uffici locali della difesa civica sostanzialmente sono rimasti gli stessi dello scorso anno, quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo in più al di là delle mere annunce e delle mere intenzioni di principio che sono poi state ribadite nella proposta che è relativa appunto all'atto del difensore civico che ha visto la nostra astensione. Occorre investire anche in termini di maggiori collaborazioni tra la difesa civica e ANAC e anche Corecom, questo ai fini della trasparenza e ai fini appunto della risoluzione dei contenziosi con le compagnie telefoniche. Noi abbiamo la convinzione che si debba investire in termini di personale, di risorse e dobbiamo, ecco, crederci nella diffusione della difesa civica, proprio perché, ecco, è uno strumento quanto mai prezioso che consente ai cittadini di avvalersi per risolvere dei problemi che vanno dalla urbanistica al lavoro, alla previdenza, alla sanità, anche per diversi consiglieri comunali per l'accessibilità agli atti amministrativi. Ecco, cerchiamo, ecco, di investire in termini di risorse, in termini di personale, perché questi strumenti di tutela sono al servizio di tutti i toscani. Ma esprimiamo un forte apprezzamento al lavoro della difensora civica Lucia Annibali, anche una forte soddisfazione, era mia la proposta di nominarla difensore civico della Toscana e a seguito del lavoro svolto trovare praticamente tutto il Consiglio regionale unanime nel sostenere l'attività svolta è anche un elemento di soddisfazione e di credibilità. Ero convinto che potesse occupare questa posizione con grande imparzialità, con grande competenza e credo che insomma il tempo stia dando ragione a quella proposta, a quella stagione che fu anche un po' delicata rispetto a questo percorso di nomina, ma che oggi col passare del tempo dà valore anche e senso a una proposta importante che è anche un punto di riferimento per molti cittadini che fanno istanze, un livello di garanzia, di imparzialità e nel contempo stiamo chiedendo che possa anche essere un soggetto propositivo, che possa anche essere di stimolo per tutto il Consiglio regionale nell'adottare degli atti che vengono richiesti dai cittadini. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la risoluzione sulle criticità del settore conciario, con particolare riferimento al distretto di Santa Croce sull'Arno e Ponte Aegola. L'atto di indirizzo impegna la Giunta regionale e il Presidente ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, alla luce del contingente quadro socio-economico, dell'andamento del comparto nei primi mesi del 2024 e del valore di primaria importanza che esso rappresenta sia a livello nazionale che per la Toscana, vengano attivati strumenti e misure in grado di sostenere l'intera filiera. Ancora, li impegna affinché si costituisca un tavolo regionale sulla crisi del settore moda, che coinvolga tutti i settori e tutti i distretti interessati, al fine di ricercare strumenti omogenei e capaci di superare l'attuale fase del distretto conciario di Santa Croce sull'Arno e Ponte Aegola,
e sviluppare così politiche economiche e industriali di prospettiva, capaci di salvaguardare il know-how esistente e di rilanciare il Made in Italy, Made in Tuscany. Sentiamo il commento dei consiglieri regionali. Sì, il Consiglio ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che chiede due cose: la costituzione a livello regionale di un tavolo sulla crisi del settore moda, che nel frattempo il Presidente Gianni ha già attivato con prontezza e solerzia, e chiede anche al Governo ovviamente di intervenire, perché fra le misure che noi abbiamo individuato, alla luce anche dell'audizione che abbiamo svolto il 2 maggio scorso alla presenza di tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali di quel territorio, ecco, sono state avanzate delle proposte che sono di competenza del Governo. Penso alle risorse per la cassa integrazione straordinaria, penso a misure per il sostegno al credito delle aziende, essendo principalmente aziende di piccole e piccolissime dimensioni, a misure per favorire l'occupazione, la formazione, la riqualificazione del personale, a misure per sostenere l'aggregazione delle imprese e rafforzare le filiere produttive. Quindi ci stanno competenze della regione, ma ci stanno anche competenze del governo. Tutto questo perché? Perché il settore, il comparto conciario, che è inserito nel più ampio comparto appunto della moda, sta soffrendo in modo particolare per il fatto che i brand del lusso, le grandi case di moda per le quali lavorano gran parte delle aziende del nostro distretto conciario di Santa Croce, hanno rallentato le vendite. Non si riesce più a collocare i prodotti con quella entità che finora era stata assicurata. Quindi c'è un surplus di produzione, ci sono i magazzini pieni, come dicono gli imprenditori, e questo sta rallentando la produzione e sta ovviamente avendo ripercussioni sull'occupazione. Quindi è esplosa la cassa integrazione, ahimè sono iniziati anche i primi licenziamenti. Quello che, a cui dobbiamo stare attenti è il fatto di preservare, ecco, consentire alle aziende di traghettare questa fase di forte criticità, perché quel comparto, quel settore, quel distretto è portatore di competenze, di know-how, di esperienze che sono uniche. Se le perdiamo sarebbe difficile poi ricostituirle in tempi brevi. Quindi è un grande patrimonio del nostro territorio, un distretto leader in Europa che dobbiamo tutelare e sostenere in una fase molto delicata di criticità, per cui al fine di consentire di ripartire con forza e con energia nel momento in cui la ripresa arriverà. Noi pensiamo che la Toscana nei secoli abbia prodotto bellezza, e sicuramente la moda in generale, il distretto conciario in particolare, fanno parte di questa capacità straordinaria che è tutta Toscana di produrre bellezza e di portarla a giro per il mondo. Nello specifico il settore del distretto conciario di Ponta Egola e Santa Croce sull'Arno hanno anche un'altra caratteristica che io trovo assolutamente apprezzabile, ovvero il fatto che quello che altrove è un rifiuto speciale da dove smaltire, cioè il pellame di un animale che viene macellato nel ciclo alimentare, quello che altrove diventa un rifiuto speciale da dove smaltire, quando passa da Santa Croce o da Ponta Egola, il nostro distretto conciario diventa invece un bene di lusso pregiato che va nelle boutique di tutto il mondo come un prodotto bello. Quindi questo è appunto il genio italiano, il genio toscano, che ha la capacità di vincere nel mondo. Il settore è in crisi, deve essere tutelato, deve essere supportato anche dalle istituzioni per quello che rappresenta. Questo indipendentemente dalle inchieste, dai processi, siamo già alla fase processuale giudiziarie, che hanno giustamente colpito quel distretto, che ci auguriamo che portino delle sentenze nel minor tempo possibile, condannando i colpevoli nel modo più intransigente e più severo possibile, ma sono due vicende differenti. Non si può colpevolizzare tutti, per non colpevolizzare tutti bisogna essere intransigenti e severi nella maniera
più ferma possibile nei confronti di coloro che hanno sbagliato, e nel frattempo, questo qui chiaramente è un compito che spetta alla magistratura, non certo alla politica, non certo al Consiglio regionale, che invece anche nel settore calzaturiero, nel settore conciario di Santa Croce di Pontaegola, deve avere comunque un approccio intervento a sostegno delle tante imprese che appunto rappresentano una fetta importante della nostra economia regionale. Sì, favorevole per un tavolo su tutto il distretto moda, che parte sicuramente da delle audizioni avute in seconda commissione di cui faccio parte, di una denuncia fatta da tutto il distretto conciario del comprensorio del cuoio, un tema delicato, un periodo difficile per la crisi del lusso, un periodo difficile per l'export che ha avuto un calo di più del 20%, dovuto a una crisi del lusso in generale, dovuto anche a una crisi energetica, alle guerre che si stanno succedendo in Medio Oriente, in Europa, e quindi questo ha portato anche a una denuncia da parte di quel settore, un settore importantissimo per la nostra regione, che ha tantissime aziende e controterzisti che lavorano all'interno di quel distretto. Il tavolo moda è fondamentale per una serie di proposte che abbiamo portato all'attenzione della giunta regionale, ma anche all'attenzione del governo centrale, perché non ci sottraiamo come maggioranza a livello nazionale in quello che è un'interlocuzione quotidiana con i nostri ministri, con i nostri sottosegretari, anche su quel comparto, su quel distretto che ha un momento di difficoltà, un momento che sembra potersi riprendere nella prima parte del 2025, però è questo il momento in cui la politica, le istituzioni tutte, senza distinzione di colore, di appartenenza politica, devono stare a fianco di tantissimi imprenditori, di tantissime aziende, industrie, di tutti quei lavoratori che in questo momento vertono in un periodo di crisi. Sono già molte le casse integrazioni aperte in quel distretto e quindi non si può aspettare che la crisi peggiori, che la crisi aumenti, perché è arrivato il momento veramente, come Consiglio regionale, come Giunta regionale e con l'aiuto del Governo nazionale, di intervenire per dare un supporto non soltanto politico ma anche amministrativo, con atti concreti, al settore, al comparto moda, che per la Toscana è sicuramente un'eccellenza e un brand in tutto il mondo. La problematica della crisi di alcuni settori, tra cui la moda e il lusso, esiste e non è soltanto della Toscana, è di tutta Italia, anche internazionale direi, e quindi di questo sarebbe bene che magari il Ministero del Made in Italy fornisse degli strumenti finanziari e normativi per cercare di dare una mano a questo comparto che sicuramente produce ricchezza. Ma c'è un aspetto qui in Regione Toscana che non può essere ignorato insieme alla presentazione di questa risoluzione. Che lo stesso settore per il quale oggi siamo andati a votare una mozione è il medesimo nel quale, all'interno del quale territorio sono state causate uno dei più grandi scandali a livello ambientale che la Toscana ricordi, che è quello legato al CEU, che è quello legato allo smaltimento illecito dei rifiuti, che ha coinvolto le istituzioni, che ha coinvolto un sistema anche di rapporti fiduciari tra cittadino e politica che non possiamo ignorare. Tutto questo ci fa dire che sicuramente chiunque deve avere la sua garanzia, così come è prevista costituzionalmente. L'imprenditoria sana deve essere sostenuta, deve essere tutelata, e così tutti i lavoratori che sono incolpevoli di ciò che sta avvenendo in Toscana, ma anche della crisi finanziaria. Però, riprendendo un'affermazione che è stata fatta in Consiglio, c'è una cosa che va detta. Sì, le fette di mercato che si perdono poi possono rappresentare un danno economico. Ma le fette di mercato di questi mercati così volubili si perdono e si recuperano. Le fette di ambiente, di territorio e di salute delle persone che ancora oggi, poche settimane fa, sono venute a conoscenza dell'esistenza di altri siti in cui è stato sversato il CEU e che non sapranno chi li rimborserà, se ci saranno dei finanziamenti per loro, se lo dovrà fare il comune o i privati, ecco, tutte queste persone e tutto questo settore non c'è adesso. Chi esprime una mozione per loro o chi cerca di ripagarli, perché siamo passati da una politica, da istituzioni che danno una mano a regolare le economie del territorio e le economie delle aziende, a delle economie che in questo momento stanno dicendo alla politica di cosa fare. È tornato il tempo di tornare a un'inversione sana di quelle che sono le responsabilità. Con quella responsabilità noi abbiamo votato contro e ci facciamo voce di tutti coloro che da un settore
non tutto, ma dalla parte che ancora dobbiamo accertare essere non sana di quel settore, sono stati danneggiati. Quindi in piena coscienza abbiamo votato no e abbiamo guardato in faccia tutti i nostri colleghi chiedendogli: siete convinti che il sostegno a una parte dell'industria, a una parte del nostro settore economico valga questo tipo di mozione, questo tipo di atto così come è stata presentata? E abbiamo lasciato a loro, come a tutti, quella che è poi stata la risposta espressa con il voto.